EcoFilter Pod di casa Inokin. Andiamo a scoprirla meglio. Ciao a tutti ragazzi, io sono il recensore dello svapo e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi vi voglio presentare EcoFilter di casa Inokin, un dispositivo studiato appositamente per chi vuole smettere di fumare oppure per chi cerca un dispositivo comodo e affidabile da tenere con sé durante il giorno. Ma bando alle ciance, passiamo subito ad analizzare il prodotto. Prima di tutto voglio fare i miei complimenti a Inokin perché distribuisce il suo prodotto in un pacchetto 100% riciclabile. Questa è una cosa da ammirare e spero che tutte le case distributrici faranno la stessa cosa con i loro prodotti. Sul fronte della scatola troviamo la scritta Inokin EcoFilter, sul fianco quindi troviamo una colorazione del prodotto, in questo caso è un grigio. Invece sul retro del pacchetto le cose che importano di più sono lo scratch and check per la verifica dell'originalità del prodotto ed anche la descrizione del contenuto, ovvero un EcoFilter Pod, una coil extra da 1.2 ohm, 5 soft drip, ovvero i filtri in cotone, un drip tip standard in Derin, il cappuccio che va a proteggere comunque il filtro da polvere o eventuali corpi estranei, un cavo di ricarica micro USB, una guida rapida e le avvertenze. All'apertura del pacchetto troviamo anche uno schemino che ci illustra come montare il filtrino in cotone sulla pod e come inserire la pod sulla batteria. Le dimensioni sono 78,1 x 16,8 mm di diametro. Per essere un prodotto low cost è davvero molto molto bello esteticamente ed è curato nei minimi dettagli, con una vernice molto fine e con un design davvero molto molto bello. La batteria in questo caso è integrata da 400 mAh e si ricarica tramite cavo micro USB. Il wattaggio che possiamo raggiungere è di 9,5 W, perfetti per avere una resa ottimale con le coil da 1.2 ohm. In questa versione la pod inclusa ha appunto una resistenza da 1,2 ohm. La capacità di liquido è di 2 ml e si ricarica estraendo la pod con il sistema childproof. Sulla parte anteriore della pod abbiamo la scritta EcoFilter in rilievo, invece sul posteriore il logo Inokin. Troviamo di fianco alla scritta Inokin l'ingresso USB per la ricarica della batteria della pod. Questo puntino qui è un LED di notifica, se così lo si può chiamare, che ci andrà ad indicare quando stiamo utilizzando la pod ed andrà a lampeggiare simultaneamente qualora la batteria della pod fosse scarica. Dal basso troviamo l'etichetta rimozione, l'andiamo a rimuovere ed andiamo ad attenzionarci sulla resistenza 1.2 Sceptre Inokin. Andiamo a mettere qualche goccina di liquido sulla resistenza, andiamo a richiudere nel suo alloggio alzando questa gommina di silicone. Abbiamo il foro per il refill. Andiamo a fare il refill con un po' di liquido, chiudiamo tutto, prendiamo uno di questi filtri biodegradabili in cotone, andiamo ad inserire dentro questo filtro biodegradabile questa sorta di cannuccia che, da quanto ho appreso, permetterà l'isolamento quasi totale del vapore diretto a contatto con il filtro stesso. Adesso inseriamo il drip tip all'interno della pod e via con le considerazioni finali. Bene, in conclusione finale posso constatare che è davvero un bel prodotto ed a mio parere ideale a chi vorrebbe smettere di fumare in semplicità. Viene definito un prodotto sick feeling poiché il tip morbido in cotone permette di avere una sensazione, una texture molto simile a quello della sigaretta. Rispetto a una classica sigaretta elettronica, l'hit è un po' meno marcato, quindi un po' più morbido, un po' più affievolito. A livello aromatico è davvero un ottimo prodotto. Le resistenze sono reattive quanto basta per avere un buon tiro marcato ed è anche reattiva nel momento in cui andiamo a fare la boccata in questo caso. Per cui posso permettermi di dire che è un prodotto consigliato a chi vuole smettere di fumare avendo tanta resa e poca spesa. È davvero un prodotto molto molto bello. Se state cercando di smettere di fumare e volete un prodotto che possa fare al caso vostro, vi consiglio di provarlo.
Se l'avete già provato, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e quali sono le vostre impressioni. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un like e di attivare la campanella per le notifiche in maniera da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e sulle prossime recensioni. Dal recensore dello Svapo è tutto, da Innokin e Qfilter è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!